Vai, partita la live. Solita attesa. Tanto io darei, insomma, il benvenuto a chi sta entrando. Piano piano popoliamo questa diretta. Poi immagino che tante persone se la guardino in differita e si facciano la loro lezione in differita. Allora, come ho scritto, come vedete scritto, oggi servono un tappetino, due braccia e due gambe, ok? E oggi andrò a proporre degli esercizi che ancora non avevo proposto. Uno in particolare, soprattutto per le braccia, ok? Senza l'utilizzo di manubri o bottiglie d'acqua, qualsiasi cosa che funzioni da sovrappeso, sovraccarico. Andrò a proporre insomma una variante per andare a stimolare le spalle, che comunque immagino non è così semplice da non sono così semplici da allenare, soprattutto a corpo libero. Quindi poi insomma lo andremo a vedere. Io direi di iniziare subito un riscaldamento, poi tanto la diretta è iniziata da un minuto e mezzo, staranno già incominciando ad arrivare. Via. Allora, come sempre iniziamo un pochino con il riscaldamento dell'anca facendo delle circonduzioni. Delle circonduzioni belle ampie. Cinque da una parte e cinque dall'altra, senso orario e antiorario. Andiamo anche a risvegliare un pochino la schiena, che molto probabilmente saremo stati a sedere per la maggior parte del tempo, almeno chi non lavora. Ok, poi oggi andremo a fare anche uno squat, però laterale, ok? Tanto per dare insomma un minimo di variazione. Gli esercizi e anche di stimolo allenante. Scusate, oggi non riesco a trovare l'inquadratura giusta. Io direi che possiamo anche far partire la musica. La musica sarà sempre la solita e gli esercizi cambiano, però la musica, quella mia. Ok. Allora, riscaldiamo anche veloce le anche. Chi vuole si può appoggiare per fare questo esercizio. Quindi si tira su, si fletti per bene la coscia e poi esternamente la portiamo verso l'esterno. 5 con una gamba e 5 con l'altra. Chi vuole si può appoggiare, però chi è più temerario può provare anche a testare il suo equilibrio, come sta messo. Direi che ci siamo. Allora, come avevo detto, tre esercizi come sempre. Uno squat laterale, poi andremo a fare un esercizio di addome e poi vi faccio vedere una variante per le spalle. Poi nel caso chi vuole, non se la sente, può comunque andare a fare i piegamenti classici o con le variazioni che gli permettono di avere un'intensità giusta, che sente giusta per lui. Bene. Iniziamo con lo squat laterale, quindi si parte con le gambe leggermente aperte, le punte leggermente verso l'esterno, anzi, partiamo da una posizione che per chiunque sarà soggettiva, quindi va trovata, che ci permette di andare da un lato mantenendo la schiena dritta, aiutiamoci con le mani in avanti per l'equilibrio. E ne facciamo 10 ripetizioni per parte. Qui siamo a 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7.
mi raccomando, il ginocchio che scivola verso l'esterno, non viene lì. 8, 9, 9, mi raccomando, non importa andare più in fondo come faccio io, ma troviamo comunque una profondità che ci permette di sentirci stabili, sentire che le gambe lavorano. Ok, ora passiamo agli addominali, poi finisco la spiegazione sul tuo sport laterale. Addominali, rifacciamo crunch classico, soltanto con le gambe rialzate. Quindi, con le mani dobbiamo pensare di andare a toccare le punte dei piedi, ok? 10 ripetizioni, anzi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ora andremo a fare un esercizio che si chiama push up. Lo andiamo a rubare a chi fa calisthenics, ok? L'esercizio consta, è come se dovessimo fare dei piegamenti classici, soltanto con il sedere rialzato, ok? La posizione delle mani è come per i piegamenti, e da questa posizione guardiamo con la testa dietro, questo è importante, ok? E andiamo giù alla profondità che ci permette poi di rifare una ripetizione. Quindi qui 10 ripetizioni. 1, chi vuole può fare i piegamenti normali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, per l'ultimo esercizio io consiglio di, per variare l'intensità, perché sicuramente se non siamo abituati a farlo e soprattutto se non alleniamo tanto le spalle in generale, è un po' pesante. Infatti vi ho detto, chi vuole può andare a fare i piegamenti normali con la sua variazione di intensità, ok? Quelle che si sono spiegate tante volte in queste dirette, in queste lezioni. Un consiglio che posso dare per chi volesse provare questo esercizio push up, si chiama, che sono dei push up però a V appunto, consiglio o di calibrare la distanza dei piedi, quindi più i piedi saranno distanti dalle mani e meno saremo verticali e di conseguenza meno carico ci sarà sulle spalle, o se no andare a regolare la discesa, quindi invece di andare con la testa quasi a toccare il pavimento, quindi quando sono così mi fermo a un'altezza che mi permette di respingermi nella posizione di partenza, ok? Poi magari a questo giro ve lo faccio vedere. Ripartiamo con lo squat laterale. Allora, ognuno trovi la sua posizione, una posizione comoda, sicura, e si inizia. Mi raccomando, la profondità, come avevo detto, non importa andare molto profondi, ma andare da un lato e ritornare su con quella gamba lì. Quindi spingere il terreno, ok? Il pavimento. Sei, sette, otto, nove, dieci, otto è scivolare, perché avete gli antiscivolo meglio. Con le figurine tipo birra, hamburger, ancora di più, sono perfetto. Due di nuovo gli addominali, a prendere le punte in alto,
a prendere 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ora casomai vi faccio vedere l'esercizio da davanti, anche se vi do le spalle, per farvi vedere come regolare la profondità, per rendere l'esercizio più o meno difficile, ok? Allora, prima di tutto mi avevo detto posizione dei piedi, poi, per chi vuole, non so se mi vedete, no, infatti, non ho più passato come qua, per chi vuole, per renderlo più facile, può arrivare ad esempio qui, senza andare a toccare il terreno, o se no, per renderlo più difficile, si va fino in fondo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi comunque ora non so se si è fermata la diretta perché mi ha dato un avviso. Io penso ancora di essere in diretta. Comunque, come avete visto, potete regolare l'altezza, potete regolare l'altezza, la profondità, per andare a regolare appunto un pochino quella che è l'intensità dell'esercizio, ok? Poi sono sicuro che più volte lo rifate, più vi rendete conto quanto siete portati per fare l'esercizio, ok? Io direi che si può ripartire con l'altro giro, sempre se sono in diretta, che non capisco se sono in diretta o meno, che la live continua a scorrere. Casomai fatemi sapere un attimo nei commenti se ci sono, che gli do un'occhiata al volo. Riparte. Uno, due, tre. È normale che il busto venga in avanti, però cerchiamo di mantenere la schiena bassa dritta. Quattro, cinque, sei, sette, sette, otto, otto, nove, nove, dieci e dieci. Lancio, mi raccomando, andiamo a prendere queste punte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Ok, allora vi faccio vedere di lato come regolare l'intensità. Con, appunto, come dicevo prima, regolando la vicinanza dei piedi. Ovviamente se ce l'ho così distanti, sarà molto più semplice. Più vi avvicino, più mi ritrovo con il baricentro che ricasca sulle mie mani. E di conseguenza sarà più difficile. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok. Come avete visto, abbiamo due modi per andare a regolare l'intensità. Vicinanza dei piedi e profondità di piegamento. Più allontano i piedi e meno sarà intenso, più li avvicino, di conseguenza più porto il, però fate finta che queste sono le mie braccia e queste sono le gambe, ok?
più le gambe sono distanti, più il peso andrà a gravare sulle braccia in minore. Più riporto le gambe più vicino e di conseguenza porto il sedere più sopra la mia testa, più avrò tutto il peso del mio corpo sulle braccia. E di conseguenza lì, magari per chi si ritrova a quell'altezza e non ce la fa a farne così tante di ripetizioni, consiglio di non andare in profondità, ok? Buono. Direi che si può ripartire, sperando che sono sempre in diretta. Ok, via, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, da quando siamo dritta, nove, ultime, uno, e uno, 10. Dai, l'ultimo giro di addome. Ole, pronti? Uno, due, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ottimo. L'ultimo giro di push-up. E qua andiamo a fare l'esercizio di rifacimento, stretching. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Poi magari a fine lezione, in generale, quando riguarderete la lezione in differita, se lo farete, fatemi sapere un pochino come sono andati i push-up, se vi sono piaciuti e se li posso riproporre in qualche modo. Ma io penso di sì, perché comunque per dare una variazione, un esercizio diverso rispetto ai soliti, ci stava. Direi che si può andare a fare stretching, ok? Anzi, andiamo a mobilizzare un pochino la schiena bassa. Prima ci mettiamo nella posizione del cane. Da qui spingiamo l'ombelico verso terra e poi lo stacchiamo da terra. Da qua lo manteniamo quando arriviamo alla massima profondità e altezza. La posizione del cobra, non so se vi ricordate, quando ho fatto questa settimana, mani vicino alle spalle, e da questa posizione andiamo a tirare fuori il petto, avviciniamo le scapole tra di loro, e andiamo a allungare tutta la parte anteriore. Ok, torniamo giù. Vediamo un attimo e ritorniamo su. Ok, direi anche questa lezione è andata. Vi ricordo che fra 10 minuti c'è la lezione di cross training. E ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, buona serata.